Il girone D del campionato di Serie D propone il big match tra Tau Altopascio e Forlì, rispettivamente prima contro seconda, con i padroni di casa avanti con 2 punti di vantaggio rispetto agli ospiti, reduci dal successo di 5-0 interno con il Corticella, a dimostrazione del momento positivo della squadra, che dovrà vedersela con un Tau Calcio che dall'inizio del campionato ha dimostrato il suo valore e il primo posto non è affatto un caso. Il fattore campo potrà essere importante per una gara di questo livello con il pubblico chiamato a dare una mano ai propri beniamini. Nel girone E il Seravezza domenica è ospite di un'altra delle big del campionato, il Siena. I verdoazzurri saranno seguiti da diversi sportivi, vista l'importanza della partita. Anche in questo caso si tratta di una gara tra il Siena capolista insieme al Livorno ed il Seravezza che è seconda. Entrambe le squadre sono reduci da 2-0-0 con Givi Borgo e San Donato Tavarnelle. Proprio il Givi Borgo riceve l'Orvietana che ha perso 1-0 con il Montevarchi. Sulla carta può sembrare un avversario battibile anche se non c'è da sottovalutare nessuno. Però il fattore campo potrebbe essere un piccolo vantaggio da sfruttare.